già appena strappata qua e là, incomincia ad alzarsi adagio, in alto, in silenzio. Dentro un palcoscenico abbandonato. Il fuoco ha bruciato da una parte la scena. Guizzano ancora qua e là improvvise fiamme che si spengono e poi riprendono. Le nuvole solenni sospese in alto sono un po' annerite dal fumo che si dirada lentamente. Mucchi di cenere sul palco sono disfatti da un vento invisibile, sì. Da pezzi di teatro che stanno per salpare nel vento come aquiloni incredibili. Intorno un rincorrersi di due canini festosi, un gattino nero gioco con un gomitolo di lana azzurra, una scimmietta col cappello piumato, argento e oro guarda in un piccolo specchio se stessa e ride e salta, due gabbiette coperte di sete dentro, trilli di uccellini e battito d'ali spaventate, parole di pappagalli ripetute all'infinito, pianti di bambini, un agnellino bianco con campanellini al collo che tenta di scappare e la flor, la compagnia di Florindo dei Maccheroni. Florindo De Maccheroni, attore napoletano, in partenza con la sua truppa da Rimini per Chiozza a Venezia nell'anno di grazia del 1721. Florindo De Maccheroni, monumentale, napoletano verace, esuberante, vestito da attore giovane e amoroso senza averne assolutamente la figura, con incredibili scarpini di vernice nera e coi dai tacchi alti pieni di nastri multicolori, parla, si dà da fare, indica oggetti da riporre, il modo, la cura e accarezza le attrici che gli passano accanto e... un grande capo di carovana, insomma, generoso e miserabile al tempo stesso, Florindo De Maccheroni. Mannaggia, attenti che li ho! Ah, hai visto cosa rompe? Io mi impresso! Già nella partenza è l'ora, ripete il tendonello cantando. Io, non mi scusate niente, sti paoletta così, e teatro così. Completi. Li ho compiuti il 25 febbraio di quest'anno, del 1790. Tutto è finito. Anche la mia ultima opera, le memorie per servire alla storia della mia vita e del mio teatro, da tempo è stata pubblicata. Quasi non sento più i bisogni della vecchiaia, né l'ambizione che è negli uomini. La mia vita stessa è stata una commedia, mi pare. E mi sono sempre domandato in questi anni se non avessi intrapreso un lavoro troppo lungo e troppo difficile per la mia età, sempre con la paura di non riuscire a raccontare una storia così piena di particolari, anche minimi, di tanti intrighi, di tanti avvenimenti ormai lontani, in cui ho dovuto ricordare molto di me, il bene e il male, e in cui ho cercato di dire sempre, almeno il più possibile, la verità. Oh! Sveglia! Oh, chi è? Cosa? Teodora, ma siete già arrivata? Ma che ora è? Sono le 10 di mattina. Dicono che arrivo sempre in ritardo, invece eccomi qua per prima. Ma è ancora presto? È ancora presto per la prova? Come vi sentite stamane? Così, così. Non ho dormito tutta la notte. E io invece mi sono addormentato qua giù senza accorgermene. Ho dovuto scrivere fino a giorno, poi sono venuto molto presto in teatro per consegnare un atto al copista. E mentre mi aspettavo mi sono addormentato in platea. Caro mio, siete stanco, eh? Ci sono poi quelli che dicono che andiamo in giro per il mondo a divertirci. Già. È uno spasso che io lascerei volentieri agli altri. Lentamente buio. Scende il buio completo. Si sente rapida una fanfara che intona la Marsigliese. Con rulli
secchi di tamburi militari. La luce scopre in alto, dietro la balaustra di ferro, con accanto una bandiera bianca, rossa e blu, nel teatro un giovane rivoluzionario che sta parlando ad alta voce. E così, cittadini, è grande titolo di merito aver voluto protrarre questa lunga seduta della Convenzione Nazionale fino a quest'ora tarda, per esaurire anche l'ultimo argomento all'ordine del giorno del 7 febbraio 1793. Nonché di aver ascoltato ciò che avevo da dire in favore di un cittadino sì crudelmente e ingiustamente colpito dalla sorte. E qui concludo. Goldoni sta finendo i suoi giorni nella miseria. I rappresentanti della nazione, decidendo giustamente di abolire ogni pensione e ogni privilegio di Luigi Capeto, hanno tolto anche a quest'uomo e alla sua fedele compagna l'unico mezzo di sostentamento che essi avevano. Ma Goldoni questo riconoscimento, seppur piccolo, l'aveva meritato, non dalla corte ma dal popolo francese. Madame, citoyenne, sei si capite le citoyen Goldoni? Le citoyen Goldoni, vous voulez dire? Oui, Goldoni. Il fait froid, toujours dans la rue à chercher. Je consigne les arrêtes de la Convention Nationale, vous savez? De la Convention Nationale? Eh oui, ici pour Monsieur Goldoni. Il s'agit de la restitution officielle de sa pension. Voilà le document. Il est là. Quel dommage. Il était très pauvre, mais très gentil. Il est mort, justement avant-hier, dans l'après-midi. Avant-hier? Le 6 février? Oui, hélas. Il était très malade. Sa femme est partie après l'enterrement. Je ne sais pas où,